Palazzo di Patti, oggi c'è il trofeo delle province, sono con Simona Grillo, la dirigente responsabile del Centro Tecnico Federale Femminile. Simona, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, intanto com'è nata questa idea del trofeo delle province e come sta andando questa giornata? Allora, è veramente andata da una telefonata di Mara Buzzanca che mi ha chiamato, mi ha detto, senti, avevo pensato e niente, quindi abbiamo messo in moto questa cosa. Ovviamente è una giornata intanto per far rinascere un pochettino questo movimento femminile, ma anche per loro un motivo, visto che non c'è più il trofeo delle regioni, il trofeo delle province non si faceva da tanto tempo, un motivo in più per aggregare tutte le 2009-2010 in modo tale che facciamo rinascere il movimento femminile in Sicilia. La risposta delle ragazze com'è stata? Allora, ti devo dire la verità, allora lato Palermo, lì c'è stata una partecipazione più superiore rispetto alle altre province. Lato Sicilia centro-occidentale, secondo me si potrebbe fare molto di più. Ma anche nelle altre città, sì, bene, però mi aspettavo qualcosina in più, soprattutto nella provincia di Messina, avendo già 5 squadre under 13, mi aspettavo qualcosina in più, però vabbè. Si può riproporre anche il prossimo anno. Sì, cioè, la Presidente diceva vorrebbe fare anche 9 rappresentative provinciali. Nove ancora, secondo me il prossimo anno no, però uno se lo augura. Perfetto, grazie mille Simona Grillo. Grazie a voi.